Grazie di cuore, tra l'altro il ministro ovviamente anche la Bonaccorsi, insomma, sono molto attenti, anche la stessa direttore generale Santarelli al rapporto con il CAI. Mi sembra una cosa molto molto importante quella di riuscire a sostenere questo grande cammino, il più grande d'Europa. Qui parliamo veramente di un sentiero escursionistico più di un cammino storico-culturale. Più La parola lungo adesso. del mondo in realtà, eh? 7200 chilometri Sì. sono. Io dico, non mi alzate a dire del mondo, anche se mi dico sempre. No, una cosa al volo, invece, ecco, adesso nel passato parlo di Clementi, ci conosciamo da una vita. Io qui mi devo togliere un attimo la giacchettina, diciamo, istituzionale, perché oggi con Federtrek, che l'abbiamo fondata insieme con Italo, compiamo 10 anni di storia meravigliosa. Quindi passo la parola ad Italo, che è anche appunto fondatore e editore, insomma, della rivista del Trekking. E per un breve saluto, mi raccomando, Italo, anche tu, veloce. Non c'è Italo? Sì, sono qua. Ok. Allora, noi come Federtrek, scusate l'abbassamento di voce, abbiate pazienza. Come Federtrek abbiamo sempre avuto tra il nostro principale obiettivo la valorizzazione dei territori e in particolare delle aree interne. Il progetto Valore Paese abbiamo visto fin dall'inizio che andava in questa direzione. Questo è il motivo per cui ci è molto piaciuto. Lo abbiamo appoggiato da subito e collaboreremo ancora di più ora, proprio perché la rete diffusa del valore paese ben si sposa nostri obiettivi. E quindi questo è il motivo per cui l'abbiamo appoggiato in pieno. Diciamo che la collaborazione vorremmo che andasse poi anche oltre e quindi che diventasse proprio, come molti dicevano, una sorta di rete che lavora tutta nella stessa direzione. Quindi questo è un po' il nostro anche appello a tutti, di lavorare insieme, di fare rete insieme. Ed è il motivo, come ho detto prima, per cui abbiamo sposato Valore Paese, perché ci sembra proprio che vada in questa esatta direzione. Io non vorrei dilungarmi di più, però io ringrazio tutti per avermi dato la possibilità di spendere due parole sulla Federtrek e vi auguro buon lavoro. Grazie Italo, grazie di cuore, anche insomma anche in questo momento un po' particolare, grazie veramente della tua testimonianza.